Claudio Pazzaglia, nuovo DPCM, particolare, frutto di un compromesso, si punta e si guarda molto agli assembramenti, alla movida, qualche cambio di orario, qualche protesta da parte dei sindaci. Non ci sono state oggettivamente per l'impresa delle grandi variazioni rispetto agli ultimi DPCM? No, delle grandi variazioni no, hanno agito con questa normativa ad alcuni aggiustamenti, cioè evitare nei pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti e altre aziende di somministrazione, evitare che si creino assembramenti di persone o perché stanno in fila a aspettare la somministrazione o perché vogliono entrare dentro un bar però gli piace bere fuori, quindi evitare una serie di assembramenti. Poi chiaramente l'essere umano, se non si assembra in un luogo, può andare in un supermercato a comprarsi quattro bottiglie e poi si piazza in un altro luogo a bere. Ma questo, diciamo, il buon senso direbbe che bisogna cominciare ad agire sulle persone, su noi cittadini, e vedere un attimo quali sono i comportamenti che dovremmo adottare, ma anche l'attracciamento della nostra condizione fisica e sanitaria, cosa che per il momento il governo ha deciso di lasciare da una parte. Qualche modifica ci aspettiamo entro settimane per le palestre, sì, in quanto non sono in discussione le palestre attualmente aperte, ma è in discussione il protocollo che è stato adottato. Quindi probabilmente il CTS, l'organismo che coadiuva il governo, probabilmente rimisurerà le distanze dentro le palestre, le piscine, forse allargando queste distanze, facendo in modo che le palestre possano continuare a aprire, però con sempre minori persone all'interno. Poi c'è tutto il mondo dello sport dilettantistico, che è un po' messo a repentaglio in questa fase, perché riguarda soprattutto molti minori, ragazzi e ragazze minori che fanno la loro pratica sportiva, e con per esempio gli sport di gruppo, purtroppo i sport di gruppo diventano sport di singoli individui che giocano con una propria palla a pallacanestro o a pallone e non si possono neanche scambiare il pallone, quindi alcune bizzarrie. Però speriamo che non ci sia un'escalation legato alla pandemia, certo, perché sennò ricascheremo in una serie di questioni inaccettabili, anche perché sono 185 pagine di direttive, no? da andare a messa a come si costruisce un macchinario, un attrezzatura, quindi ne abbiamo già abbastanza. Cerchiamo di... Diciamo che appunto il tema di capire quello che stanno guardando tutti, no? Come cresce questi contagi e quant'altro, però nessuno può immaginare, può saperlo, quindi bisogna stare molto, attenersi molto ai numeri. Oggi i numeri parlano di una situazione che ovviamente si fermasse qui saremmo tutti molto contenti, certo, però diciamo questo è un po' da vedere. E, come dire, il primo ministro Conte nel raccontare il DPCM ha detto dobbiamo in qualche modo l'economia è ripartita, è ripresa, tutti hanno detto che siamo andati benissimo, ecco, sicuramente è stato un trimestre importante, interessante, dove abbiamo però ridotto in qualche modo il danno, certo, è così? Sì, effettivamente il rimbalzo dell'economia è che è un po', come posso dire, è abbastanza semplice da spiegare a un cittadino, perché se calo del 50% il trimestre dopo sono calato solamente del 20, alla fine sì, c'è un rimbalzo perché il mio calo è minore. In realtà nei primi 9 mesi dell'anno la produzione industriale è calata di circa il 15%, l'export del 17%, e per adesso la disoccupazione non è aumentata per un semplice motivo, perché la moratoria dei licenziamenti per il momento è in vigore, si parla addirittura di allungarla fino al mese di marzo 2021. Quindi, contestualmente alla cassa integrazione. Alla cassa integrazione, COVID, sì, con alcune ancora ombre sul fatto della erogazione della cassa integrazione. Cioè non più a pioggia, ma in realtà in maniera mirata. Mirate in base all'andamento che hai avuto nel 2020 rispetto al 2019. In poche parole, se hai avuto più del 20% di perdita è gratuita, se hai avuto meno del 20% paghi il 9% di contribuzione. Se non hai avuto nessuna perdita di fatturato e vuoi usufruirne, perché potrebbero esserci altri motivi, il distanziamento delle persone, eccetera, certo, eccetera, e si paga il 18%. Quindi adesso vedremo, però per il momento è una manovra dilatoria, cioè vediamo cosa succede. Perché c'è questa grande incertezza, appunto, esattamente, della pandemia. Spostiamo un po' tutto in avanti da questo punto di vista.
In questo momento com'è cambiato, diciamo, il ruolo di CNA rispetto al mondo delle imprese e degli artigiani? Cioè, dal momento di emergenza in cui le cose erano proprio chiare, a dei dati oggi anche economici, ad un quadro, a questo futuro ancora molto incerto, cioè come deve essere sostenuto l'artigiano in questo momento? Allora, noi adesso stiamo assistendo... Tanto incoraggiato, no? Certo, incoraggiato, certo. E a non spaventarsi, perché ovviamente... Certo. Noi stiamo assistendo adesso un po' alla resa dei conti nelle imprese che sono uscite dall'emergenza, e quindi in quella fase era cosa posso avere di aiuto, e quindi abbiamo fatto... Certo. Per migliaia di imprese, non sto a ripetere i numeri, abbiamo cercato di usufruire di tutti gli aiuti possibili, immagino. E è arrivata, come posso dire, una marea di soldi, che poi se facciamo pro capite sono cifre non così esorbitanti, però la maggioranza delle PMI, delle microimprese, il singolo artigiano ha ricevuto una cifra che va dai 3.000 ai 5.000 euro pro capite, per resistere, per andare avanti. E in questa fase è finita la fase degli aiuti, perché sono rimasti pochi bonus, che in realtà il decreto di agosto non ci sono ancora i regolamenti attuativi, lo dico piano, però tutte le volte c'è questo vizio, il ministro spara, daremo 600 milioni qua, daremo 600 sempre milioni là. Decreti attuativi. Il decreto attuativo, se non ci sono, non... Il, esempio, Bologna è uno dei 29 centri turistici che potrebbe usufruire di un ulteriore bonus per il calo del fatturato, per i ristoratori, per l'artigianato artistico. Però non ci sono i decreti attuativi. Non c'è decreto attuativo, quindi per il momento. Quindi non si sa come prenderli e cosa fare. Esattamente. L'ultimo bonus era quello delle edicole, che adesso stanno erogandolo. Poi c'è un altro bonus legato alla filiera chilometro zero, ma anche il regolamento attuativo, che sarebbero 2.500 euro, però tutto fa brodo. Chiaro. Oggi i ristoratori sono alle prese, no, del cartello nuovo, quanta accoglienza puoi mettere nel tuo locale. E pertanto... come posso dire, manca sempre, fra il dire e il fare c'è di mezzo il decreto aggiuntivo, il decreto attuativo. E rimaniamo con questo vizio, no? Okay. Che non viene messo a terra. Quindi le imprese, finita questa fase, stanno guardandosi intorno per decidere: rimango aperto o chiudo? Qui siamo nella fase del ridimensionamento, laddove c'è del personale dipendente, si aspetta la fine del... Finché sono le casse integrazione. Anche se nell'artigianato i soldi sono già finiti e hanno pagato fino al mese di giugno. Quindi ma arriveranno però a ripianare. Ci mancherebbe, la Catalfo e Gualtieri, loro promettono, poi dopo mesi e mesi mantengono la promessa. Quindi se uno... è come essere innamorati di una persona. Amiamo i due ministri e speriamo che mantenga la parola. Ecco, però... Però bisogna tenere botta in questi mesi. Botta. Chi non ha dipendenti, si cominciano a vedere i primi segnali di cessazione di attività, che annunciano: chiudo l'attività entro il 31 dicembre, cedersi attività, cerco qualcuno che subentri. Qui parliamo dei piccoli negozi di prossimità, i piccoli negozi despecializzati, quelli che vendono ferramenta, giocattoli, edicole, anche l'artigianato artistico. Però il pensiero, diciamo, oggi è questo, di questa realtà, diciamo, chiudo l'attività. Sì, laddove me lo posso permettere, perché ho un'alternativa di un reddito in famiglia, non ci penso due volte, perché... Certo. Se devo tutti i mesi pagare l'affitto, le spese fisse, la contabilità, il l'IMU, la TARI, la TASI e così via, comincio a pensare. Quindi probabilmente un po' di desertificazione dovremo sopportare da qui alla fine dell'anno. Quante aziende? Le aziende individuali in provincia di Bologna sono più di 20.000. Quindi dire 2.000 aziende in meno è ottimistico. Quindi vedremo gli effetti. Perché poi, 10% lei dice, perché poi c'è un effetto collaterale. Andiamo verso un periodo con questo DPCM che sembrano dettagli, no? Tutte le sagre paesane vengono messe in discussione. Quindi anche... Noi sappiamo che in questo territorio, no? Da tutte le parti, l'autunno, pianura, città e Appennino, ce ne sono l'autunno quantità, è pieno di tartufi, castagne, funghi. Il vino, questo è un po' strano, insomma, le sagre vengono all'aperto, vengono in maniera molto e ogni sagra alla fine, se l'analizziamo, ha sempre un suo indotto economico, certo, perché certo. C'è il turista che arriva, che ha viaggiato, va nel bar, va al ristorante, quindi c'è il volontariato che è sottostante, che quindi perde una serie di vantaggi. Però si stanno riorganizzando, vedo che qualcuno sta dando qualche segnale, aiutato anche dalla città metropolitana, dai comuni, dalle stesse istituzioni, perché effettivamente... Però il piccolo commerciante di un paese di provincia, dove c'era la sagra, quel giorno non incassa i suoi 1.000 euro, quindi ci sta pensando. Quindi ci sono una serie di effetti
micro effetti che non fanno scalpore, però alla fine fanno una sommatoria di depressione dell'economia e depressione dei consumi. Poi abbiamo visto che già Lombardia e Campania cominciano ad adottare il modello Macron, no? Sì, coprifuoco dalle 23 notturne, sì. Notturne, poi può darsi che dopo si passi alle 21 e poi al sabato e domenica, che è il momento anticiclico dove la gente andrebbe a consumare, ti chiudiamo tutto così stai fermo in casa. Quindi alla fine siamo un po' preoccupati, devo dire la verità, anche perché manca una regia. Cioè, lasciando... Ma anche un po' i soldi e ristoro, perché uno può dire appunto ad un barista chiudere 18, però ti adesso do... Adesso Gualtieri ha promesso 4 miliardi nella prossima finanziaria per il ristoro delle filiere, quelle legate al turismo, alla ristorazione. Quelle più colpite. Quelle più colpite. Il tema è che sottostante a queste filiere c'è anche un altro indotto e quindi probabilmente sono cifre insufficienti. Sembrerebbe il segnale, abbiamo superato la nottata, stiamo riprendendoci, quindi questa finanziaria è stata pensata forse un po' troppo presto rispetto agli eventi. Quindi forse andrebbe rivista e rivisitata. Dobbiamo capire quello che succede, dobbiamo essere certi che però il distanziamento, la mascherina, igienizzarsi le mani, sono tre piccole regole contenute anche nel DPCM che ribadisce, sono tre piccole regole che ci aiutano il più possibile a salvarci da questi positivi e poi anche capire, perché tanta evoluzione tanto non riusciremo a indovinare, dovremo aspettare giorno per giorno. Carlo Pazzaglia, grazie. Grazie. Buon lavoro. Prego, prego.